Allora, io prima di passare alla bibliografia, che è poi l'ultimo passo, diciamo, del libro che leggerai, passerei la parola a Francesca Marone. Sì. E Francesca Marone, insomma, la conosciamo noi tutti, ovviamente, per essere un po' la mamma spirituale di Caffè News, proprio perché in qualche modo ci guida nei suoi suggerimenti, nelle sue dritte, da amico, ovviamente, non certo da mamma. Anche, Della, potrei beh, potrebbe anche, anche. però insomma ce ne basta una. Di Ce mamma ne basta una. ne basta una, quindi insomma, e anche ovviamente da competente in materia, si può dire, anche perché scrivi sull'etteratitudine, dai, anche un seguito molto ampio Sì. Ma sul genere, sul soprattutto tipo, leggo soprattutto e insomma, riesci anche a soprattutto leggo interpretare. anche molta poesia, quindi mi fa particolarmente piacere presentare le poesie di Andrea. Innanzitutto, secondo me, è stato un atto molto coraggioso quello di Andrea, perché oggi scrivere poesia rappresenta veramente una sfida enorme, perché la poesia non vende, la poesia è poco letta, si parla poco di poesia, però se ne scrive e quindi significa che c'è ancora un grosso stimolo a voler dire qualcosa attraverso la poesia. Anche se probabilmente il ruolo della poesia oggi è molto diverso, cioè ha perso un po' quel ruolo epico che aveva negli anni passati e forse deve costruire dei codici nuovi anche dei co perché la poesia, per quanto discorso intimo, deve comunque in qualche modo poi allargarsi, deve diventare fruibile, deve essere un discorso universale in cui possano riconoscersi anche gli altri, cioè deve creare un ponte fra quello che è un io nascosto, un io intimo e un io visibile e condivisibile con gli altri. La sfida, secondo me, delle poesie di Andrea è proprio questa, che anche attraverso un linguaggio molto particolare, se posso dire molto spinto dal punto di vista sperimentale, perché non è una poesia di facile lettura, forse devi anche rileggerla per cogliere, perché non ha, appunto, non risponde a una metrica particolare, non ha una musicalità particolare. Però è molto intensa ed è molto densa e secondo me è anche un esempio molto forte di contaminazione linguistica, perché lui è un poeta che usa anche vocaboli non facilmente fruibili proprio dalla poesia, del linguaggio della poesia. E questa è una cosa che ci hanno insegnato anche grandi poeti, cioè si può fare poesia su tutto, si può fare poesia su una cipolla, Pablo Neruda scrisse la poesia sulla cipolla, quindi non è che dobbiamo per forza parlare di sentimenti o di massimi sistemi o di cose universali, no? Di amore, di passione, di odio, di morte, possiamo parlare anche di situazioni che viviamo tutti i giorni, di cose che ci circondano, di cose che vediamo, che sentiamo, però renderle poetiche perché in qualche modo creano appunto quel ponte necessario per uscire da una situazione di intimo dialogo. Io mi soffermerei anche sul titolo perché il parlo dentro è un parlare intimo che lui rivolge a se stesso, ma che proprio per la struttura che secondo me usa, cerca il rapporto con l'altro. Infatti è un tipo di poesia che stimola, è un tipo di poesia attiva, cioè ti lascia la possibilità di costruire un significato insieme all'autore. Quindi tu leggi e in fondo lui non dice tutto. Io almeno ho colto in alcuni passi la possibilità di lasciare un'apertura anche proprio nell'interpretazione, nella lettura. E questa è una cosa molto attuale, è un po' anche un segno forse di quanto il mondo personale, il mondo intimo di un poeta, però voglia aprirsi e voglia condividere, perché poi non dimentichiamoci che Andrea è anche un musicista e quindi usa forse le parole e la musica in questo senso, per dialogare con se stesso, ma anche per arrivare, per creare un ponte. E io volevo fare qui una prima domanda ad Andrea, per entrare un poco nel dibattito.
Volevo appunto chiedergli, proprio nel momento della creazione, che tipo di rapporto c'è fra le parole, e quindi le parole scritte, e la musica? Cioè, se lui sente prima un istinto, non so, musicale, la poesia è anche musica in un certo senso, ha una sua musicalità, e come nasce dentro di lui poi questa esigenza e come la traduce all'esterno? E anche che tipo di contaminazione linguistica lui ha usato e quindi quali sono anche i suoi riferimenti di lettura. E un'altra cosa, le metto insieme così tu puoi Certo. parlarne insieme. Io ho trovato molti spunti, non so se mi sbaglio, di riferimento alla genitorialità, la genitorialità in senso lato. E quindi ti chiedevo, che rapporto hai con la genitorialità, ma anche con il significato della ricerca, non so, dei padri? Quindi molto spesso c'è anche questa parola padre, ma c'è anche madre, c'è anche gravidanza. Questo mi ha un po' portata all'idea che ci fosse anche una ricerca di appartenenza, no? E quindi volevo capire quale fosse per te il rapporto con il senso, con la genitorialità. Allora, sono tre domande interessantissime, molto ficcanti e insomma molto interessante confrontarsi su questi temi, quindi vi ringrazio per la domanda. Iniziando dal tema della musicalità, è stato un percorso che non ha visto prima di tutto quello della scrittura, prima di tutto la musica, o se questo è avvenuto, non è avvenuto in maniera consapevole. È avvenuto però che una volta fatta una prima stesura dei testi che poi sarebbero andati a costituire il libro, mi sono confrontato, con un mio bisogno, che è quello della musicalità. E quindi, con la possibilità della dicibilità della poesia. E quindi nell'azione di cesellamento della poesia, comunque non sono poesie, come penso si possa intuire, scritte di getto, sono poesie dietro le quali o sopra le quali c'è Un molto lavoro. lavoro. Appunto, in un secondo momento ho considerato l'aspetto della musicalità e allora ho iniziato a dirle le poesie, cioè proprio a leggermele ad alta voce, cioè proprio il bisogno di dirle usando il proprio corpo, perché appunto il semplice parlare dentro in quel caso non esauriva le mie esigenze di scrittura. Quindi se da un lato è un parlo dentro che in qualche misura vuole riprodurre le modalità del pensiero di ciascuno di noi, poi magari dopo cerco di spiegare meglio in che senso, ho voluto comunque dare la possibilità che queste fossero poesie non solamente da leggere in silenzio nella propria stanza, che è comunque una possibilità molto forte che ho voluto dare, ma che potessero avere una forte musicalità nel momento della lettura. Quindi però è avvenuto in un secondo momento, quindi nonostante io comunque sia suoni anche, non è stato l'aspetto principale all'inizio. A quel punto ho unito tutto il discorso concettuale e di rappresentazione di ogni singola poesia alle esigenze appunto comunque di una sorta di armonia o di disarmonia voluta nel ritmo dell'andamento delle parole. Quindi questo per dare diciamo una Idea. prima risposta. E poi se ricordo bene dunque la seconda riguardava La genitorialità. Sì, forse era la terza, la genitorialità, la non mi seconda. ricordo più. Ne ha fatte troppe La le contaminazione contaminazioni, sì. linguistica, Le le Ah, le letture letture, sì, perché e appunto la. il Sì. lessico. Allora, io forse per mia indole un po' di trasgressione, non sono un appassionato frequentatore di
di tutti i poeti. Io cioè, non lo vedo come un lato positivo, assolutamente, non voglio dire questo, cioè, descrivo semplicemente lo stato delle cose, ma attingo molto dal mio vissuto a 360 gradi della mia vita e di quelli degli altri che sono attorno a me. Quindi, tornando strettamente alla ricerca linguistica anche che c'è o comunque di riferimenti, ci sono riferimenti che possono esulare totalmente strettamente dal mondo della poesia. Io appunto ho una formazione, io sono un insegnante di sostegno nella scuola elementare, quindi io ho una formazione di pedagogia speciale così, e quindi ho fatto studi di psicologia e quindi appunto molti riferimenti all'ambito psicanalitico ma anche farmacologico, come appunto sia modo di vedere. Poi ovviamente sono un lettore anche di saggistica, per dire, no? Che è proprio tutt'altro rispetto alla poesia. Ovviamente la lettura dei poeti che c'è ha lasciato un deposito nelle poesie, quindi ovviamente c'è la lettura di poeti anche dell'Ottocento o del primo Novecento che usavano un lessico che non è della vita quotidiana, no? Come i post-lirici hanno cercato di proporre in contrasto con i lirici. Appunto, ho avuto anche molte considerazioni, no, non c'è problema. Ho avuto anche molte, appunto, valutazioni rispetto a questo aspetto, no? In maniera costruttiva, no? Di accusa di neoavanguardismo, accusa, insomma, di osservazione, no? Di impressione di neoavanguardismo, no? Cioè, come dire, ripercorri la strada dei neoavanguardisti. Però appunto questo che ho detto è uno degli elementi che penso mi distingua insieme ad altri aspetti che sono quello non ideologico ma di senso critico e secondo me anche degli elementi lirici o comunque di intimità che se uno è disposto a cogliere penso ci siano.